stanno mettendo a punto una procedura finanziaria per poter consentire la costruzione di un nuovo grande palazzetto dello sport per il basket di Brindisi, ma anche per i grandi eventi della città. Si tratterebbe del secondo grande contenitore per eventi dopo il palazzetto Palaflorio di Bari, e quindi è un investimento importante. Avverrà con questo meccanismo. La Regione Puglia, assieme al credito sportivo, mette a disposizione le somme, il meccanismo finanziario. Il Comune di Brindisi sceglie il luogo dove realizzarlo e il soggetto privato che lo realizzerà. Quindi, come vedete, non c'è nessun onere per il Comune di Brindisi, che in questo modo però realizzerà nell'area dell'attuale palazzetto il nuovo palazzetto, costituendo una vera e propria città dello sport della quale Brindisi aveva bisogno e che Brindisi si era perfettamente meritata, grazie non solo alla sua ripartenza generale, che va attribuita al merito di questa amministrazione, ma soprattutto grazie ai risultati sportivi che la squadra di basket ha conseguito e che in qualche modo diciamo, costituiscono Brindisi come la capitale del basket, sicuramente pugliese, e una delle capitali più importanti del basket italiano. E beh, bisogna fare tutto in fretta. Adesso il sindaco, che è ingegnere ed è più bravo di me, vi spiegherà meglio come funzionerà. Allora, io dico che oggi è una giornata importante, perché con questa firma è una firma importante che ha un valore, uno simbolico, c'è la Regione Puglia, è vicino alla città di Brindisi, il presidente Michele Emiliano è vicino alla città di Brindisi e vuole costruire con la nostra amministrazione un percorso di rilancio della città di Brindisi. Nel concreto, con questa firma si dà l'avvio, come se fosse la prima pietra, l'avvio alla realizzazione del palazzetto dello sport. La città di Brindisi ama lo sport, ama il basket e ha la giusta volontà di poterlo ottenere. Ecco, una firma importante, e su questo apriamo la strada proprio per il palazzetto. Sindaco, spieghiamo un attimo l'iter e i tempi, quindi ci sarà l'avviso pubblico, 30 giorni per rispondere, dopodiché si andrà in consiglio comunale, come funziona? Sì, sì, guardate, c'è in allegato al protocollo che abbiamo appena firmato tutto il cronoprogramma, è molto dettagliato. Adesso partiamo subito con l'avviso, che durerà 30 giorni, al termine del quale recepiremo un progetto, sarà dichiarato l'interesse di pubblica utilità e tutto l'iter per arrivare quanto prima alla realizzazione del palazzetto.